100 euro per non abortire. 100 fottuti euro offerti ad una ragazza che, avendo scoperto d'essere incinta all'ospedale di Genova, al Galliera, è stata respinta dopo aver chiesto la possibilità di abortire. Qui non ti possiamo aiutare, certe cose non le facciamo. Stessa frase che ho sentito con le mie orecchie quando anni fa con una ragazza chiedemmo a più di una farmacia di Roma la pillola del giorno dopo. Certe cose non le facciamo. Il tutto dopo aver dato la vasellina ad un prete che se doveva andare in c***a un regalino. L'immortacci vostra! Trovate comunque tutto nel mio spettacolo Limiti, link in descrizione. È stata poi avvicinata da due donne che le hanno provato a fare la morale sulle ricadute psicologiche di un'eventuale interruzione e le hanno offerto 100 euro per non farlo. 100 euro. Una vita vale 100 euro. O è un prezzo di mercato? Dato che lei era poverina, una ragazza bisognosa, il prezzo si abbassa, perché ovviamente se fosse arrivata la figlia del marchese di sto cazzo, magari non avreste neanche pensato di offrirgli 100 euro. Ma a questa, essendo una straniera con tra l'altro già tre figli a carico, magari 100 euro le servono. Vero? Gesù Cristo è d'accordo con voi? E quanto gli avrebbe dato lui? 30 denari? Che poi a pensarci bene, cazzo, è un utero in affitto! State affittando l'utero di questa ragazza con 100 euro! Quindi è per quello che non lo volete, eh? Per la concorrenza! Benigni! Oh, Benigni, ciao Roberto! Cazzo, il mio idolo d'infanzia! Mentre baciavi il Papa, perché non gli hai domandato di cosa ne pensa dei suoi adepti? Che provano a traviare persone bisognose? Che vogliono abortire facendo leva sul fattore economico? Offrendo loro 100 fottuti euro? Robertone, perché dopo aver pomiciato con il pontefice non gli hai domandato cosa pensa dell'aborto? L'aborto è più di un problema. L'aborto è un omicidio. E questo è il papa buono, eh? Beh, cazzo, almeno Ratzinger non era il papa ipocrita. E poi Ratzinger è proprio un nome da robottone giapponese tedesco. Il robottone dell'asse. Il robottone che sconfigge l'aborto con il solo aroma di nazionalsocialismo. Robertissimo, sono lontani quei momenti con la schiena dritta, eh? Hai capito che in Italia per vivere bene è meglio farsi una risata, parla di amore a cazzo di cane e lisciare il pelo al potere ecclesiastico. 100 euro offerti ad una persona bisognosa che vuole abortire per convincerla a non farlo. 100 euro. Ma fatevi schifo da soli che non vi voglio manco vedere. E scaricatevi Limiti, un po' di stand-up comedy con la schiena drittissima e non solo. Link in descrizione. Bella.